Scienze naturali del collegio. Signori, prego. No, wow. Ma quella lì è una specie di petrolicchia imbalsamata. Ma è vero? Sì, sono veri. Ma guarda che brutti che sono. Ma è vero questo? Signori collegiali. Professoressa, buongiorno. In questa splendida cornice museale terremo oggi la nostra lezione di zoologia. Cominceremo con la iena macchiata. Lo so. Quale rappresentante della classe dei mammiferi. Ciao, formichiere. Signori collegiali, devo diventare una iena per parlarvi di essa stessa. Se, uscendo di giorno, cosa non si fischia, si comportino con decoro. Perché la iena mangia tutto, non lascia nulla, fino alle ossa, alla pelle e perfino ai peli. Ci siamo capiti? Signor Gambuzza. È fighissimo, ci sta la capra siamese. Cioè, sembrano le pazzini, i rovite. Siete un capolavoro di genetica, lo sapete? Ciao. Siamo delle pecore, siamo riusciti a vedere degli animali pazzeschi. Perché i monotremi, come ad esempio l'echidna e l'ornitorinco, l'echidna è un animale australiano, perché lei sa quanto bisogno c'è. È inutile che si misura. Stavo guardando qui. Sono alta 1,50 m. Sì, vabbè, io sono 1,50 m. È inutile che si abbassa. Io sono 1,50 m. Io piuttosto mi preoccuperei dei suoi neuroni. E quelli non si misurano col centimetro. Dopo i comportamenti molesti, anche la professoressa Petolicchio inizia a interrogare. Le ho chiesto un animale cos'è, lei mi dice autotrofo. Per il momento si vada a sedere con un 4, insufficienza grave. Non è meritato questo 4. Per il momento una sufficienza neanche troppo piena, signorina. È un 7. Grazie. Un 7 pieno. Per il momento 6,5. Io mi aspetto di più.